Questo è probabilmente il dipinto più celebre di tutta la storia dell'arte. L'espressione inafferrabile della donna, inserita in un paesaggio altrettanto misterioso, hanno da secoli esercitato un particolare fascino e alimentato inesauribili dibattiti. Questo risultato è frutto della capacità di Leonardo di rendere in modo veritiero e stupefacente la complessità e le sottili sfumature dell'animo umano e di un nuovo modo di rappresentare la realtà. Il paesaggio, l'atmosfera e le figure non sono più separati da confini netti e definiti, ma immersi in uno spazio fluido percorso dalla trasmissione ininterrotta della luce. Alla base delle rivoluzionarie concezioni dell'arte di Leonardo c'è la sua instancabile osservazione dei fenomeni naturali e la sua volontà di indagare e sperimentare senza preconcetti ogni aspetto della realtà. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Leonardo da Vinci un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida del direttore del Museo degli Uffizi, Antonio Natali. Chi voglia conoscere Leonardo nella sua giovinezza, negli anni cioè che precedono la sua partenza per Milano, credo non possa prescindere da questa sala della Galleria degli Uffizi. Uscendo dalla sala di Botticelli si entra nel vano dedicato appunto soprattutto a Leonardo e si rivelano immediatamente tre tavole che fanno parte del corpus leonardesco proprio negli anni suoi giovanili. Ma in linea di massima si può dire che l'Annunciazione, che è qui a mio fianco, è la prima opera di Leonardo qui agli Uffizi che alla fine si conosca. Approssimativamente siamo nel 1472, non c'è certezza. Dopodiché, vedremo, Leonardo, essendo nella bottega del Verrocchio, prende parte alla pala col battesimo di Cristo. E infine chiuderemo con l'Adorazione dei Magi, che si colloca sul 1480-1481, perché poi Leonardo parte e va a Milano, alla corte di Lodovico il Moro. Le opere di Leonardo sono state sempre al centro dell'attenzione perché frutto di una personalità altamente poetica, assai perspicua di intelligenza, ma anche di cuore molto sensibile, su cui appunto la letteratura ha voluto spesso giocare lavorando sul presunto mistero di alcune opere di Leonardo e di alcuni dettagli delle sue opere. Ora, detto che il mistero è mistero finché non si studia, quando poi si studia e si capisce non è più un mistero, detto questo e partendo da questa premessa critica, si guarderanno le opere di Leonardo cercando di capire come la fantasia letteraria si sia sbizzarrita, partendo però da presupposti che sono assolutamente rigorosi da un punto di vista sia teologico che culturale in genere.
Leonardo, figlio naturale di un notaio, nasce nel 1452 non lontano da Firenze, ad Anchiano di Vinci. Nel 1465 segue il padre a Firenze ed entra nell'effervescente bottega di Andrea del Verrocchio, dove acquisisce dimestichezza con le tante tecniche che qui venivano utilizzate e sperimentate. Diventato pittore indipendente nel 1472, esegue lavori in collaborazione con il maestro come il Battesimo di Cristo e contemporaneamente realizza le sue prime opere autonome, tra cui l'Annunciazione. Nel 1481 ottiene l'incarico per l'Adorazione dei Magi, prima grande dimostrazione della sua capacità di esprimere sentimenti e emozioni umane. L'anno successivo, chiamato da Ludovico il Moro, lascia Firenze per Milano, dove per quasi 20 anni alterna l'attività di ingegnere ed inventore con quella artistica. Qui rinnova lo schema del ritratto, realizza la meravigliosa Dama con l'ermellino e giunge a una stupefacente resa dei moti dell'anima con il monumentale Cenacolo, commissionato nel 1495 dal convento di Santa Maria delle Grazie. In seguito all'invasione francese, Leonardo abbandona Milano e nel 1503, dopo un periodo di viaggi, fa ritorno a Firenze, dove approfondisce gli studi matematici e anatomici e si dedica in modo discontinuo alla pittura. In questi anni inizia anche la celebre Gioconda, culmine della tecnica dello sfumato. Per una decina d'anni Leonardo si muove tra la Milano francese, la dimora romana del cardinale Giuliano de' Medici, e la sua Firenze, dedicandosi allo studio delle più disparate discipline. Nel 1517, a 65 anni, accetta l'invito del re di Francia Francesco I e si trasferisce ad Amboise, dove trascorre gli ultimi anni di vita, dedicandosi in assoluta libertà alle sue innovative ricerche. Qui muore il 2 maggio 1519, lasciando ai posteri migliaia di fogli che testimoniano l'eccezionalità del suo genio e un numero di dipinti esiguo, ma dall'incalcolabile influenza sulla storia dell'arte europea. L'Annunciazione, per esempio, a tutta prima si offre come una tipica illustrazione della vicenda dell'annuncio a Maria, della sua futura maternità di Cristo, madre di Dio. Nelle riflessioni che vengono fatte, di solito sfuggono dei dettagli, se così possiamo chiamarli, poi vedremo che sono molto poco dettagli, che invece fanno parte integrante di un racconto. Chi viene agli Uffizi e si sistema un pochino astrattamente, come sempre si fa in un museo, al centro del quadro in maniera frontale, guardando il quadro appunto da questa posizione, l'occhio per forza va diritto alla montagna che si apre, perché lì c'è una cortina arborea che si spalanca come fosse un sipario e appare il protagonista del quadro. Questo c'è da dire, il protagonista del quadro, perché a tutti si prospetta come il protagonista, e se anche non avesse questa evidenza così icastica, tutti i vettori, tutte le linee dei muri, dell'eggio, delle bugne, del muretto che separa il giardino di Maria dal resto del paesaggio, tutto conduce in un punto preciso che all'incirca si configura sul paese, sull'acqua, su questa città turrita sull'acqua. E dunque chi guarda questo quadro è attratto dalla montagna. L'attrazione però che si registra è così forte da offuscare l'immagine di Maria, che è la donna che sta diventando la madre di Dio. Ora, com'è possibile che un paesaggio abbia una rilevanza in un quadro sacro tale da superare l'importanza della Madonna? Ed è evidente che è un simbolo,
Se invece di fantasticare, come spesso è stato fatto anche da romanzieri d'oltreoceano, se invece di fantasticare si va ai testi fondanti, che sono quelli su cui i pittori e i teologi che erano accanto a loro si pronunciavano, allora si va a scoprire che molto probabilmente tutta questa impaginazione si fonda sugli scritti di Bernardo di Chiaravalle, che era il santo a cui era devoto l'ordine religioso, titolare della Chiesa da cui è pervenuta agli Uffizi nella seconda metà dell'Ottocento l'Annunciazione, cioè gli Olivetani. E gli Olivetani erano particolarmente devoti a Bernardo di Chiaravalle. Di Bernardo di Chiaravalle sono note quattro omelie intitolate Super Missus Est, che vuol dire sul Vangelo di Luca. Luca è l'unico evangelista che ci tramanda l'Annunciazione alla Madonna. Super Missus Est. E nelle parole di Bernardo, che si rifà costantemente al dottore Massimo fra i teologi, cioè Sant'Agostino, San Bernardo fa riferimento fin da subito al Mons Montium, al Monte dei Monti, e comincia a dire del tutto esplicitamente, proprio fin dall'inizio, che Cristo è il Monte dei Monti, perché è il Santo dei Santi. Subito dopo dirà che il mare è il mondo per tutti noi che siamo pagani. La montagna sul mare è Dio Cristo nel mondo, che è poi in nuce simbolicamente quello che avviene praticamente sulla ribalta. Dio che si fa carne, Cristo nel mondo perché entra nell'utero virginale di Maria. Quello che dunque aveva un'apparenza così icastica da prevaricare tutte le altre figure, a questo punto acquista una sua ragione. È davvero più importante, perché quello è figura di Cristo in terra, così come la bianca colomba è figura dello Spirito Santo e merita tutto risalto che ha una delle tre figure della Trinità. Dunque, chi guarda questo quadro percepisce la montagna sul mare, che si vede all'aprirsi di questa cortina arborea, cipressi, abeti e olmi. Bene, i legni di cipressi, abeti e olmi, dice Isaia, sono i legni del santuario del Signore. E qui, in questo caso, è del tutto evidente che il santuario del Signore è qui, nel corpo di Maria. Quando si è ragionato, e tutti ne hanno ragionato, i leonardisti dell'Annunciazione, si è sempre detto che era plausibile che fosse un'opera giovanile di Leonardo, avrebbe avuto una ventina d'anni, perché guardando questo quadro in maniera usuale, cioè frontalmente al centro, si percepiscono delle discrasie, delle difficoltà prospettiche. L'angelo che arriva quasi scivolando, il braccio destro di Maria che è talmente lungo da dover soddisfare la distanza che la separa da questo monolite cesellato che è sul prato, le bugne sulla parete, che sono troppo lunghe per una parete così breve come quella che va verso il cipresso, le bugne sulla mostra della porta, che sono troppo lunghe, andrebbero a collidere con la finestra. Ebbene, tutto questo è sì vero, se non fosse che queste difficoltà non sono del giovane Leonardo, sono difficoltà della critica, perché così appare a noi l'Annunciazione di Leonardo soltanto perché noi non ci mettiamo in quella posizione che Leonardo aveva previsto, perché il teologo, il sacerdote che gli aveva chiesto questa tavola, sapeva che chiunque l'avesse vista, l'avrebbe vista da un punto di vista privilegiato, non dirò l'unico, non il solo, privilegiato. Per cui questa tavola, se guardata disponendosi alla sua destra, ci si accorgerà che tutte queste difficoltà, tutte queste che ci appaiono come
problemi non superati, non risolti da Leonardo non sono altro che invece aggiustamenti ottici, giochi anamorfici per consentire al riguardante una visione perfetta di questa tavola soltanto dal punto di vista che era verosimilmente la porta di accesso alla stanza in cui l'opera si trovava. E da lì tutto si ricomponeva. L'edificio si allungava, il braccio di Maria si accorciava, l'angelo non sembra scivolare sull'erba rorida, ma si ricompone in una postura raccolta perché è inginocchiato. Le bugne si fanno tutte il proprio posto dove le vuole l'occhio e dove le vuole la geometria. Dunque non una difficoltà del giovane Leonardo, ma una difficoltà della critica nell'interpretazione. Ogni tavola va guardata sempre nell'ottica di chi l'aveva dipinta. Le tavole d'altare erano previste per luoghi dove la luce arrivava da una determinata angolazione, che si trovava rispetto alla porta centrale in una determinata posizione. Ecco, il pittore era in grado di stabilire quali aggiustamenti ottici fossero necessari per rendere la visione più plausibile. Manca in questa tavola, come spesso c'è invece nelle Annunciazioni, lo Spirito Santo, che di solito si configura con una colomba che arriva e porta, si dirige in volo verso Maria. Non c'è. Non ci sono tratti che lascino indovinare, al di là di questi simboli, l'altezza del momento. Dio si fa carne. E però, leggendo sempre i testi, Bernardo di Chiaravalle dice espressamente, con un linguaggio che è al tempo stesso poetico e carnale, in quel giorno, nel giorno dell'Annunciazione, i cieli stilleranno rugiada e pioggia e la terra si aprirà per accogliere il frutto di quella pioggia. È una descrizione che poi corrisponde proprio a una, vorrei dire, inseminazione poetica, però, come sa cantarla Bernardo di Chiaravalle. E questo prato su cui l'arcangelo sembra perfino slittare, rischiando di andare a collidere con il leggio lavorato stupendamente, come solo allora si sapeva fare forse nella bottega del Verrocchio. Ecco, quest'erba rorida e umida è come un'indicazione dell'attinenza della figurazione ai testi di Bernardo. I cieli stillarono rugiada e la terra si aprì ad accogliere il Salvatore. Dunque è una figurazione semplice, dove i simboli hanno una loro valenza, ma sono chiaramente identificabili purché, come in qualsiasi contesto di un'opera d'arte, si risalga ai libri, alle pagine che l'artista aveva potuto leggere alla data in cui dipingeva la sua opera. Nel percorso di Leonardo, che si è approssimativamente delineato parlando delle opere giovanili, si è detto che al secondo luogo potrebbe sistemarsi il battesimo di Cristo. Perché se l'Annunciazione del 1472, la partecipazione di Leonardo al battesimo di Cristo si pone 2 o 3 anni dopo. Il battesimo esce dalla bottega del Verrocchio, quindi era stato commissionato a Verrocchio, che è il maestro di Leonardo, come il maestro di tanti altri grandi pittori fiorentini e toscani, e non solo toscani. Il battesimo di Cristo è un'opera che vede la partecipazione di numerosi pittori. Dico numerosi perché ci sono parti che sono difficilmente conciliabili.
le mani miserine del Padre Eterno che apre i cieli alla colomba non hanno niente a che vedere con la pittura non solo delle parti più soavi, verosimilmente leonardesca, ma neppure con quelle più aspre, come la mano che ha dipinto il Battista. Tanto per cominciare, l'opera è dipinta tecnicamente in tre maniere diverse. Una parte a tempera, una parte è a olio su tempera, una parte è direttamente a olio sull'imprimitura. L'angelo di Leonardo è dipinto ad olio. Il paesaggio, ecco qui, comincia a prendere forma la rivoluzione vinciana nella esecuzione, nella figurazione di paesaggi. Questo non è un paesaggio che si inserisce tranquillamente nella tradizione fiorentina, questo è un paesaggio che introduce novità fortissime nel panorama fiorentino. È un paesaggio che si inventa Leonardo, dipingendo ad olio su tempera, perché le riflettografie agli infrarossi hanno dimostrato che sotto la dipintura leonardesca c'è un altro paesaggio, un paesaggio concepito come giardini di ville suburbane con alberi potati a palco che sono all'incirca sotto questo palude che si vede. Dunque, olio direttamente, l'angelo di Leonardo, olio su tempera perché qui mette mano Leonardo a quanto era stato dipinto, peraltro allagando anche tutto il proscenio, perché prima erano soltanto i piedi di Gesù immersi nell'acqua, mentre il Battista se ne stava con un piede sulla terraferma e l'altro lo teneva sopra una pietra, probabilmente scivolosa, ma stava su questa pietra, e solo lui era un rivolo appartato del Giordano. Leonardo allaga tutto il proscenio, prosegue, allaga anche tutta la piana, si dipinge una natura che è tipica sua, cominciano a apparire le guglie, le pareti rocciose, con un disastro che però ha fatto il tempo, perché quest'acqua limacciosa che sembra fanghiglia, quasi che viene a galla smossa dai piedi del Battista e di Gesù, in realtà è una trasformazione del tempo, delle velature delicate di verde rame che simulavano l'acqua, che ossidandosi sono diventate brune, così come sullo sfondo. Anche questo, come nell'altro caso, potrebbe lasciar presagire una ordinaria impaginazione. Il Battista versa l'acqua sulla testa di Gesù, battezzandolo, gli angeli tengono le vesti, le rocce, il Giordano. E però poi sfuggono tanti episodi che marginali non possono essere reputati. Non può essere reputato marginale l'uccello rapace, perché chiaramente rapace, se ne vede l'unghiolo, se ne vede il becco ritorto, che al sopravvenire della colomba si infratta, impicchiata nel boschetto che alligna sulle rocce. Non c'è niente in un dipinto antico che è stato dipinto a caso. Tutto ha una sua localizzazione logica o teologica in questo caso. Non è detto che noi sempre riusciamo a sciogliere il dilemma che si apre, ma tutto ha un senso, niente è dipinto a caso. Dunque la presenza di un uccello rapace sta ad attestare qualcosa. Anche qui però bisogna ricorrere ai testi, non si può pensare soltanto che la nostra esperienza di uomini del XXI secolo sia sufficiente a chiarire il valore di un simbolo. Bisogna riandare a quello che si conosceva nel 1470, quando questa tavola fu cominciata a dipingere. Il testo a cui ci si può sostenere è la Catena Aurea di San Tommaso d'Aquino, il quale, giusto appunto, in questo libro commenta i Vangeli e commenta brano per brano. Quando arriva a parlare della colomba, dice: ma perché lo spirito è figiato in una colomba?
E dice Tommaso, citando altri, perché è un animale pacifico e lieto. Non è come quegli uccelli che divorano e lacerano la carne con gli artigli e col becco ritorto, così come l'eresia e il peccato fa con la dottrina cristiana. Dunque, non una colomba che fa fuggire un uccello la pace, perché questo non si dà in natura, si dà semmai l'inverso, ma lo Spirito Santo che fa fuggire l'eresia. Sulla base della catena aurea di San Tommaso si possono spiegare le pietre che stanno vicino alle spalle, anzi, del Battista, così come si possono spiegare altri tratti illustrati da Leonardo e anche da Verrocchio. Non si potrà però trovare quello che i Vangeli non dicono, cioè la presenza degli angeli. E invece gli angeli, a parer mio, sono in questo caso sostanziali per la storia di questa tavola. Si vedrà, guardando gli angeli, che uno è spartanamente vestito, l'altro è riccamente vestito. Quelle aureole brutte non c'erano, sono state dipinte in anni a noi più vicini e sono state lasciate con il restauro. Però guardando proprio l'aureola, il nimbo che è sulla testa dell'angelo dipinto da Leonardo, scendendo vicini alla testa, ci si avvede che traspaiono i capelli biondi dell'angelo. Quindi non c'erano tratti che ne specificassero la loro sacralità, se non appunto il vestire. Le categorie angeliche sono 9, la categoria più bassa sono gli angeli e immediatamente sopra gli arcangeli. Hanno però delle vesti che sono iconograficamente percepibili, cioè gli angeli hanno una tunicella e un piccolo mantello, ma subito sopra di loro gli arcangeli hanno vesti ricche, e la veste dell'angelo dipinto da Leonardo, quello di profilo, è damascata, oro su verde rame di grande ricchezza, e poi agli zaffiri, gli zaffiri sulla spalla. E gli zaffiri sulla spalla sono anche quelli un attributo degli arcangeli. Dunque un angelo e un arcangelo, gli sguardi degli angeli. L'angelo, invece di guardare l'evento che gli si svolge accanto, che è evento capitale perché è l'unico momento nei Vangeli in cui la Trinità si manifesta nelle sue tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Bene, mentre si realizza e si concreta questo evento, l'angelo guarda il compagno, non guarda quello che avviene, e lo guarda in atteggiamento anche di venerazione, segno che questa figura ha un ruolo di spicco. Qui non siamo aiutati dalle fonti, perché non essendo presenti gli angeli nel racconto dei Vangeli, non sono per noi facilmente spiegabili. Si può dire questo però: nel momento in cui i cieli si riaprono e l'arcangelo Michele, che ha una funzione psicagogica, quello di riaccompagnare le anime in cielo, l'arcangelo Michele è colui che avrebbe avuto più ragione di essere raffigurato in una tavola come questa. Gli arcangeli poi non sono tanti, sono pochi, sono 4-5 gli arcangeli di cui si conosce il nome, e uno di questi appunto è l'arcangelo Michele. Ora, questo potrebbe essere anche una piccola soluzione dal rebus, se non fosse che, ignorando noi il luogo per cui era stata dipinta in origine questa tavola, possiamo riscontrare che la chiesa per la quale era stata proposta la primitiva ubicazione era la chiesa di San Salvi, e la chiesa di San Salvi a Firenze è dedicata a San Michele Arcangelo. Dunque la posizione di San Michele Arcangelo, che a tutti i fedeli di allora si offriva come preminente, essendo gli altri due nudi o spartanamente vestiti, questa figura invece così ricca e così anche soavemente icastica meritava l'altare, meritava
la titolarità. E dunque questa potrebbe essere una prova che discende dall'iconologia per proporre, almeno proporre, la primitiva ubicazione nella chiesa di San Michele a San Salvi. Detto questo, si dirà che negli anni in cui viene dipinta questa tavola era abate della chiesa malombrosana di San Michele a San Salvi il fratello del Verrocchio, che si chiamava Simone di Michele. Il Verrocchio era Andrea di Michele. Quindi Simone di Michele Cioni, abate vallombrosano a San Salvi, avrebbe allogato alla bottega del fratello questa pala a cui Leonardo prese mano, contribuendo in maniera determinante alla sua perfezione. Quando nel 1465 Leonardo inizia la sua formazione artistica, Firenze è una delle città più ricche e moderne d'Italia. L'economia è sostenuta da un ricco ceto mercantile che commercia in tutta Europa e da potenti famiglie di banchieri. Tra queste spicca quella dei Medici, che dagli anni 30 è riuscita, grazie all'abile Cosimo de' Medici, a ottenere il controllo politico della Repubblica Fiorentina. A partire dal 1469 il potere passa al nipote Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Sotto il suo dominio la città vive un'intensa e raffinatissima stagione culturale. Lorenzo frequenta i più famosi letterati e studiosi del suo tempo, si diletta di poesia e promuove l'arte che interpreta anche come strumento per esaltare il prestigio di Firenze in tutta Italia. Tra i pittori attivi nelle ben 40 botteghe cittadine ci sono artisti come Antonio Pollaiolo, creatore di opere dominate da un senso irrefrenabile di movimento, e Andrea del Verrocchio, l'eclettico maestro di Leonardo. Progressivamente la pittura fiorentina si allontana dalla chiarezza e sobrietà del primo Rinascimento e si avvia verso un gusto grafico e lineare. Sulla scia della diffusione degli ideali neoplatonici, diventa centrale la ricerca dell'armonia e della bellezza. Mentre Leonardo è attratto soprattutto dallo studio e dalla sperimentazione, l'interprete per eccellenza di questa stagione culturale è Sandro Botticelli, compagno di Leonardo nella bottega del Verrocchio. La sua primavera rappresenta, con il suo ritmo elegante e lineare, un ideale paradiso neoplatonico, dominato dall'amore e dall'armonia universale. Questo periodo di pace e prosperità è però effimero. Con la morte di Lorenzo, nel 1492, lo stesso anno della scoperta dell'America, si chiude un'epoca. In poco tempo la famiglia Medici viene cacciata e per Firenze ha inizio una serie di profondi e sconvolgenti cambiamenti politici. Delle tre opere di Leonardo agli Uffizi, credo che l'Adorazione dei Magi, ancorché non compiuta, sia quella che in maniera emblematica illustra la rivoluzione leonardesca. Vasari, scrivendo il proemio alla terza parte delle Vite, scrive che Leonardo fu colui che dette vita a quella maniera che noi chiamiamo la moderna. La maniera moderna è la maniera degli artisti che riguardano l'ultima parte delle Vite del Vasari, testo fondamentale per studiare gli artisti fino al 1568, che è la data della seconda edizione. Già nel 1550, nella prima edizione, Vasari dice appunto che Leonardo è colui che imprime la svolta decisiva all'arte. Quello che non erano riusciti a fare gli artisti di prima, e fra gli artisti di prima basterà citare Botticelli, Mantegna, quindi i massimi, quelli che non erano riusciti a fare gli artisti di prima, riuscì a Leonardo. Leonardo
imprime la virata decisiva. Non siamo noi a dirlo, è Vasari, che l'arte di quel periodo conosceva assai bene. E in che cosa consiste, se così si può dire, la rivoluzione vinciana? Lo dice sempre Vasari. Fu colui che, al di là della perfezione del disegno, al di là della sua compiutezza, al di là della poesia, fu colui che dette alle figure il moto ed il fiato, il movimento e lo spirito di vita. E non è una figura retorica, perché è sempre Vasari a dirci che quello che comunque determinò lo scatto esterno alla maniera moderna fu la scoperta delle sculture ellenistiche. Quello che non riuscirono a fare gli artisti venuti prima, riuscirono invece a farli quelli che videro cavar fuori di terra le anticaglie delle più famose citate da Plinio: Laoconte, il Torso Grosso, che è il Torso del Belvedere, l'Apollo del Belvedere, la Cleopatra, l'Ercole e così via. Tutte sculture ellenistiche, tutte sculture, tutti marmi connotati dal languore e da patetismo, il moto ed il fiato. Figure spiranti, bocche dischiuse, occhi che guardano in alto. E qui noi abbiamo la possibilità di sperimentare dal vivo le varie posture, l'agitazione delle figure, i volti reclinati, i volti inclinati, le bocche dischiuse, in un quadro non finito. Il fatto è che lui dette l'avvio alla maniera moderna, secondo Vasari, perché queste opere, questa, e poi vedremo il San Girolamo della Vaticana, furono dipinte intorno al 1480, prima che Leonardo andasse a Milano. Ma dirò di più, quest'opera che ora noi guardiamo qui per comodità, ma alle mie spalle c'è presente e vivo l'originale, quest'opera non fu portata a compimento. Se uno si guarda la pala di Filippino Lippi con lo stesso soggetto destinato alla medesima chiesa e forse anche al medesimo altare, si accorge che il pittore è estroso, è uno dei più estrosi della fine del Quattrocento, eppure tutto ben si comprende nella tradizione fiorentina, soprattutto il fondo. Fondo che è sommosso da 4, 3, 4, 5 cortei di magi con la loro sequela, perché vengono dagli angoli del mondo. E qui invece uno scontro di cavalieri che si indovina fatale. Un cavallo gira la testa dall'altra parte per la paura dello scontro con l'altro cavallo. Qui in terra, sdraiato, c'è una figura di un guerriero che si ripara. Un cane che ringhia, che abbaia questo scontro. Scontro di morte, battaglia. La palma, ricorrente, quando si vuol sottolineare la vittoria di Cristo sul male. Dall'altra parte, un'architettura. Un'architettura rovinosa. Il fatto è che questa architettura non è rovinosa. Non è stato possibile restaurarla per polemiche sorte al momento del restauro. Se ci fosse stato consentito di fare questo restauro, fare questa pulitura, tutti avrebbero visto quello che me e altri studiosi hanno visto guardando le riflettografie, cioè che qui in alto ci sono manovali, muratori che portano su, che scavano con la pala, e naturalmente l'edificio resta rovinoso. Ma un conto è l'edificio in rovina, altro conto è l'edificio rovinoso in ricostruzione. Dunque, da una parte scontri di guerra, dall'altra la ricostruzione di un tempio. Bene, al di là di tutto quello che è stato detto, c'è un testo biblico fondamentale, che è il testo di Isaia, che dà la profezia diretta della nascita di Cristo, e nascerà un figlio, e la profezia anche dell'adorazione dei magi.
e cammelli ti invaderanno da Madian, a te verranno stranieri a ricostruire il tempio e così via. Dunque è una visione che apparentemente è dissociata dalle nostre conoscenze, in realtà è legatissima alla lettura del libro di Isaia, che continuamente alterna scene di distruzione, morte e guerra a scene di pace che corrispondono alla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Dunque, Isaia, che è profeta diretto insieme a Michea della nascita di Gesù e che è anche profeta dell'avvento di tutti i popoli della terra ad adorare l'unico re, si pone sullo sfondo di questo racconto. Ma c'è di più. In questo emiciclo noi troviamo le figure della sequela dei Magi, figure che guardano con grande languore, con grande patetismo, come si diceva, il luogo della nascita di Gesù. Se noi si osserva attentamente la cortina d'angeli, con quell'angelo che tira su l'indice della destra, noi ci accorgiamo che qui c'è un uomo della sequela dei Magi che è arrivato dopo centinaia di chilometri sul luogo della nascita, invece di guardare il bambino che a poca distanza da lui, guarda quello che gli indica l'angelo con la destra, cioè guarda la chioma di questo alberello con venerazione, un alberello giovane che pure ha le radici ben in vista, su cui pone la mano sinistra quest'angelo. Bene, la figura centrale del libro di Isaia, che sempre si ritrova, è il virgulto, l'arboscello, il giovane albero, che è figura di colui che verrà a ricostruire definitivamente il Tempio, colui che sconfiggerà il mondo di prima. E questo è detto ripetutamente da Isaia, il virgulto, l'arboscello, il giovane albero, è figura di Gesù. Ecco perché il barbaro, arrivato dopo centinaia di chilometri alla figura della Vergine col figlio in braccio, invece di adorare il figlio, guarda la chioma dell'albero, che mette in vista chiaramente le sue radici, perché continuamente Isaia dice che cresce da sé sulle radici di esse, cioè la stirpe davidica, che è stirpe antica e nobile. E Cristo è della stirpe davidica, sulla radice antica, la radice di esse. E alla fine, tornando a Isaia, si dice espressamente: ecco, spunterà un arboscello, spunterà un virgulto, spunterà da sé e ricostruirà il Tempio del Signore. I due piani di lettura si legano e a questo punto il sospetto viene che questa figura panneggiata all'antica, che non guarda ma vede, o meglio prevede, possa essere il motore segreto di tutto il racconto, cioè Isaia, che non può vedere perché è nato secoli prima, ma può prevedere, e questo è il suo racconto profetico, che si esplica attraverso gli episodi di guerra e di pace e che poi si esplica nella figura del virgulto, che è evocativa di Gesù. Guardando il San Girolamo della Vaticana, dei Musei Vaticani, credo venga spontaneo riandare con la mente proprio all'adorazione dei Magi. Non solo perché non è finita, ma perché si ritrova qui con la stessa presenza evidente la languorosa espressione dei sentimenti. Questa testa di Girolamo sembra proprio letteralmente spiccata dalla sequela dei Magi. Ce n'è una proprio che, seppure in postura differente, si pone di fianco al bimbo con la stessa asciuttezza emaciata, con le orbite incavate, e qui tutto è enfatizzato da
da uno scheletro possente, però possente, perché i digiuni del deserto l'avevano provato evidentemente, ma non al segno di nascondere questa fisicità così forte. Anche questo dunque rimane incompiuto, come l'adorazione dei magi, ed è stato sospettato, io credo a giusta ragione, che anche questa opera incompiuta sia stata sostituita da una commissione a Filippino Lippi. Sempre qui agli Uffizi c'è un San Girolamo portato a compiutezza di Filippino Lippi, che oltretutto del San Girolamo Vinciano ripropone l'impaginazione, però speculare. Dove c'è lo sfondo e l'apertura, c'è la roccia. Dove c'è la roccia e Leonardo, c'è lo sfondo di paese. Tutte e due si rifanno all'antico nella postura, con un ginocchio posato a terra, l'altro rialzato, come una Venere al bagno, una scultura celebrata di quella stagione. Però anche qui in controparte, lui mette a terra il ginocchio sinistro, Filippino mette a terra il ginocchio destro. La cosa però sostanziale che dà il segno della rivoluzione vinciana in senso stilistico e formale è, rispetto al San Girolamo di Filippino, è che mentre Filippino dipinge il suo santo racchiuso nella sua preghiera, nel suo abbandono mistico, Leonardo no. Leonardo allarga il braccio nel momento in cui sta per sferrarsi il sasso sul petto per l'autoflagellazione. Ed è questo che si diceva. Ritornando a Vasari, si capisce come, confrontando proprio i due Girolami, si capisce come le figure di Leonardo sia connotate da questo aspetto, dà alle figure il moto e il fiato. E tutto si ferma come per un subitaneo colpo di flash, perché è in movimento, è in atto qualcosa. Il leone che di solito siede mansueto ai piedi di Girolamo, accucciato come un gattone di casa, vedete che qui spalanca la bocca come per un gesto improvviso che provoca in lui, leone, un abbozzo di ruggito. È lo spirito che informa questi dipinti a dare il segnale che è mutato qualcosa. Bene, anche nel Girolamo di Filippino noi troviamo un ricorso al patetismo, ma è un patetismo come raggelato nella tradizione. Per carità, pittore fantasioso, pittore estroso, pittore non certo di retroguardia Filippino, ma questo la dice anche più lunga sulle innovazioni di Leonardo. Leonardo ci propone la figura di un santo che romita, che decide di abbandonarsi a un gesto di autoflagellazione e lui, Leonardo intendo, ne coglie l'attimo nascente, il moto ed il fiato. È di una qualche suggestione ragionare del ritratto di Ginevra de Benci, avendo alle spalle l'adorazione dei magi di Leonardo. Perché si sa, sempre da Vasari, che quando Leonardo parte da Firenze alla volta di Milano, la tavola viene conservata a Firenze nella casa d'Amerigo Benci. E Ginevra è della famiglia de Benci. Verosimilmente Leonardo, che divenne anche amico del fratello di Ginevra, ebbe a frequentare quelle stanze, acquistando dimestichezza con la famiglia e col palazzo. È uno dei ritratti
più sensitivi e più poetici. Anche questo con allusioni, perché ovviamente il ginepro che gli incornicia il volto è allusivo al nome suo, Ginevra. E a maggior ragione lo è sul retro, su questa impresa che collega l'oro ginepro e un altro ramoscello con un foglio che si avvolge intorno ai tre ramoscelli e la scritta Virtutem forma decorat. La bellezza decora le qualità morali. Se io guardo il volto di Ginevra, non ho difficoltà a farlo trasmigrare alle mie spalle, dando un volto finalmente di carne al viso incompiuto di Maria nell'adorazione dei magi. E anche questo paesaggio già volge ai paesaggi leonardeschi. Qui c'è già il sentore di un pulviscolo atmosferico e di una prospettiva aerea, come si dice, di Leonardo. Insomma, non è come il paesaggio dell'Annunciazione, che quasi potrebbe essere uscito da una veduta di Domenico Ghirlandaio. L'illustrazione forse illanguidisce ancora di più il colore, ma il carnato è davvero soave ed è un ritratto che fu molto ambito anche ai tempi suoi, proprio per questa capacità lirica. Il ritratto è stato tagliato. C'è un disegno a Windsor per due mani femminili che si incrociano come sul ventre, un po' come capita alla Gioconda. È stato tagliato e presumibilmente la donna teneva quasi sul grembo, in maniera soave e delicata, le sue braccia, probabilmente tenendo anche un fiore, forse, o un anello, chissà, con una mano. Considererei anche un altro aspetto che funzionerebbe proprio come firma, perché anche nel quadro di Ginevra, così come nel mantello dell'angelo del battesimo di Cristo, Leonardo ha lavorato di polpastrello e ci sono i segni del suo polpastrello usato proprio per ammorbidire, per addolcire quello che il pennello poteva lasciare con una sua crudezza. E qui ci sono i segni del polpastrello, come nell'occhio, anche nell'arcata sopracigliare di Gesù, lui pure nel battesimo di Cristo dipinto da Leonardo a olio. Negli ultimi decenni del 400, il Ducato di Milano, retto da Ludovico Sforza, detto il Moro, è uno stato culturalmente vivace e in piena espansione. I rinomati tessuti e le splendide armature milanesi viaggiano in tutta Europa, grazie alla strategica posizione geografica del Ducato e alla magnifica rete di canali che lega Milano ai fiumi dell'Alta Italia e ai grandi laghi alpini. Ludovico il Moro è un tipico rappresentante del principe rinascimentale. È uomo crudele e ambizioso, disposto a qualunque compromesso pur di conservare il potere. Ma è anche un uomo d'alto ingegno e mecenatismo, che rende Milano, per pochi fondamentali anni, una delle capitali del Rinascimento italiano. Grazie a lui la città, come afferma uno storico dell'epoca, si popola di poeti, architetti e pittori, fisici ed astronomi, o molte di queste cose insieme, eccellentissimi in tutte le arti e scienze. La contemporanea presenza di Leonardo e Bramante nella Milano di Ludovico indica la misura del fermento che anima la città. Qui il Bramante, giunto nel 1477, porta al massimo grado l'illusionismo prospettico,
ponendo le premesse del nuovo corso dell'architettura rinascimentale con il coro dell'abside di Santa Maria presso San Satiro. Leonardo arriva 5 anni dopo, nel 1482, e trova nella città l'ambiente ideale per realizzare le proprie aspirazioni, trasformandosi proprio a Milano nell'uomo universale del Rinascimento per eccellenza. Nella città lombarda, Leonardo assolve con zelo alle tante e varie commissioni tecniche e ingegneristiche richieste dalla corte, frequenta scienziati e matematici e può sviluppare un'arte basata sull'osservazione diretta della natura, svincolata dall'idealismo dell'ambiente neoplatonico fiorentino. Quando nel 1499 i francesi conquistano Milano, quasi tutti gli artisti e gli studiosi forestieri abbandonano la città, ma il fervore culturale di quegli anni avrà incalcolabile influenza sul già vivace ambiente artistico locale e sullo sviluppo del Rinascimento maturo. La Vergine delle Rocce è una delle opere più misteriose. Apparentemente, come abbiamo visto in altre circostanze, la composizione si offre con una sua linearità. La Vergine, San Giovannino, il bimbo che benedice, l'angelo che indica, e già in questo indicare ci troviamo alle prime difficoltà. È noto che poi, dopo una prima commissione, 1483, da poco arrivato a Milano, l'opera incontrò qualche difficoltà. Doveva andare nella cappella della Concezione, nella chiesa di San Francesco. Ora, il dogma dell'Immacolata Concezione è un dogma ottocentesco, siamo nel 1854. I padri della Chiesa, i dottori della Chiesa, su questo problema avevano investigato. Quale sia però il nesso che lega questa illustrazione al mistero mariano è, credo, ancora difficile da capire. Partiamo dallo stile. Si ritrova in quest'opera di Leonardo il ricorso ai modelli antichi. Direi di osservare soprattutto il bimbo benedicente, che ha la postura assolutamente identica a quella dei putti che tengono a terra un'oca. Si è detto che l'indice dell'angelo e la figura stessa di lui potrebbe in qualche modo indurre a interpretazioni. Io dico che la parte eminente da un punto di vista iconologico, cioè dal punto di vista dei contenuti, è questa grotta buia che lascia trapelare paesi lontani ma di la stessa conformazione tettonica, cioè con queste stallattiti e stalagmiti che compongono, queste rocce, insomma, che sono la gran parte dell'impaginazione. Difficile dire a che cosa alludano, sono state date alcune interpretazioni. Il buio, certo, dà il senso del mistero e c'è chi un po' superficialmente ha messo in relazione questo antro buio con la difficoltà, la terribile difficoltà del mistero mariano. C'è stato poi chi, scegliendo nelle fonti antiche che potevano forse risultare molto pertinenti con la cultura fiorentina di Leonardo, ma anche la cultura milanese, ha portato a rileggere un testo nobile che, se riportato in forma sintetica, forse
non dà il senso della pertinenza, anche se non voglio dire che questa sia la spiegazione. È una lettera di Seneca a Lucilio. La prima parte è soltanto di preparazione. Se ti troverai davanti a un bosco folto di alberi secolari, di altezza insolita, dove la densità dei rami che si coprono l'un l'altro impedisce la vista del cielo, l'altezza di quella selva, la solitudine del luogo e lo stupore che desta un'ombra tanto densa e ininterrotta in uno spazio aperto, ti persuaderà che lì c'è un Dio. Se una grotta, creata non dalla mano dell'uomo, ma scavata in tanta ampiezza da fenomeni naturali, sostiene su rocce profondamente corrose un monte, un sentimento di religioso timore colpirà il tuo animo. Questa è una frase desunta dalle pagine di Seneca. Difficile dire quale sia la pertinenza. Di certo Seneca era letto ed era letto dagli umanisti. E di certo la roccia in sé contiene aspetti nella sua impervia e crude apparenze che sono legati al paesaggio moralizzato. Una visione piana, lacustre, soave e dolce è spesso più accostabile al vizio che alla virtù. La virtù è sempre esemplificata da rocce, da vette, perché la virtù è difficile da raggiungere. La nobiltà dell'animo è difficile da toccare. La perfezione dell'assoluto è difficile che si lasci accostare. Ecco, non so se questa sia la spiegazione. Di sicuro si avvicina a un sentimento religioso che qui vibra forte. L'idea, insomma, che questo mistero terribile, terribile per la comprensione della mente umana, cioè che lei sia l'unica creatura nata senza il peccato d'origine, ecco, questa impervia decifrazione di una sua dote, di una sua virtù, credo che questa impaginazione possa risultare davvero poeticamente, liricamente emblematica. Sovente è stato detto di Leonardo che, insomma, secondando una sua asserzione di uomo senza lettere, bisognava stare attenti a pronunciarsi sulla cultura di Leonardo. Io ricordo sempre, invece, un passo di grande bellezza che mandando a memoria non renderà assolutamente con la stessa efficacia il senso del suo artefice, che è Eugenio Garin. Garin parla di un filosofo fiorentino, qui a Firenze, che ha avuto un colloquio con un suo allievo e poi esce per le strade di Firenze e ragiona con lui, finché arriva alla piazza dell'Annunziata, qui a Firenze, dove c'è il convento dei frati serviti, frati dotti, con una grande biblioteca, una biblioteca legata ai Medici, e si immagina che da quella biblioteca esca un frate, e quindi già c'è un allievo, un umanista e un frate, e si immagina poi che arrivi un giovane pittore, che molto probabilmente si figura essere Leonardo, e poi arriva dall'ospedale lì vicino di Santa Maria Nuova un medico che ha fatto una anatomia su un corpo umano. E questi, che nella grande piazza della Santissima Annunziata, si mettono a discutere, ognuno comunicando la propria esperienza. Ecco, quando si pensa alla cultura degli artisti, e proprio siamo renitenti a considerarli dotti, si pensi a come si divulgava la cultura fiorentina. E Leonardo era nel novero degli uomini che frequentavano questi colti umanisti.
La Dama con l'ermellino è uno di quei lavori che costituiscono un feticcio leonardesco. L'abbiamo sperimentato anche qui a Firenze, quando per poche settimane venne a Palazzo Pitti e ci fu una processione di visitatori. Al di là di quello che può essere stato costruito dall'industria culturale, il ritratto è davvero di grande poesia. Una donna, come forse potrebbe concepire sul piano ideale un poeta petrarchesco. Una giovane donna di sguardo intelligente, qual era poi la modella? Giovane, bella, amante di Ludovico il Moro. La donna Cecilia Gallerani era stata ben educata dal padre e qui è ritratta con l'ermellino. Sull'ermellino si sono giocate quasi tutte le esegesi di natura iconologica. Trovo che al di là dell'ermellino come elemento allusivo alla castità, un'altra sia particolarmente suggestiva come congettura, cioè l'ermellino come allusivo alla nobiltà, come emblema della nobilitas. Una nobiltà d'animo, una nobiltà di sentimenti, una nobiltà intellettuale. Che quest'opera avesse subito avuto un riscontro lo dimostra un fatto che successe poco tempo dopo la sua esecuzione. Nel 1498 Isabella chiede il ritratto a Cecilia e non sono passati ancora 10 anni dalla sua esecuzione, segno di una fama che si era subito diffusa. Dopo un mese lo restituisce, credo che il fascino l'abbia promanato anche nella donna intellettuale colta qual era Isabella, fino ad ambire anche da parte di Leonardo un'opera per sé. C'è l'eleganza della corte lombarda in questa veste, però c'è anche la semplicità nell'intaglio di questo volto sul fondo buio, con una luce che ha quasi un aspetto cinematografico, con questi riverberi e questi giochi d'ombra anche, la mano un po' artigliante che vorrebbe toccare il collo dell'animaletto e crea un'ombra scura sotto di sé, e poi le ombre più chiare, come se il volto fosse capace di riverberare tutta la luce che riceve. Il Rinascimento è caratterizzato da una nuova visione dell'uomo. L'individuo non è più, come nel Medioevo, parte di un ordine cosmico prestabilito, ma diventa artefice del proprio destino. Grazie alle proprie doti e conoscenze, può agire sulla realtà e dominare la natura. Gli studi non hanno più come unico fine la contemplazione della verità divina, ma sono il mezzo per formare uomini completi, armonici e capaci. Secondo gli ideali del tempo, oltre a coltivare le arti liberali e le lingue classiche, l'uomo deve abbracciare con la stessa intelligente curiosità anche le scienze pratiche e tecniche, coltivare la musica e le lettere, senza trascurare la ricerca del piacere e la vita attiva. La figura di uomo universale già ben rappresentata da Leon Battista Alberti, l'architetto, matematico e letterato celebrato dai contemporanei come
uomo dottissimo e di miracoloso ingegno, trova la sua massima espressione in Leonardo da Vinci. La pittura assorbe infatti solo una parte degli interessi di Leonardo. Per Ludovico il Moro a Milano, l'artista progetta ponti e opere idrauliche, inventa macchine belliche e automi per le feste, si diletta suonando la lira e intraprende progetti scultorei e architettonici. Negli anni successivi approfondisce l'anatomia sezionando cadaveri e si dedica con successo allo studio della natura, trovando il tempo anche per acute riflessioni poetiche e filosofiche. Negli oltre 4.000 fogli autografi superstiti, attualmente smembrati e dispersi in vari musei, l'artista analizza i più disparati argomenti scientifici a partire dalla esperienza, ovvero l'indagine diretta dei fenomeni naturali per tentare di risalire alle leggi che li governano. Anche l'arte per Leonardo è figlia della scienza, essendo la pittura una sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme, aire e siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte d'ombre e lume. E veramente questa è scienza, legittima figliuola di natura. Siamo nell'ultimo decennio del 400. A Milano Leonardo è arrivato nell'82. Una dozzina d'anni dopo riceve la commissione per un cenacolo, Santa Maria delle Grazie, a Milano. Si è cercato di capire cosa unisca alla tradizione questo cenacolo. La tradizione fiorentina dei cenacoli è una tradizione molto ricca. Cenacoli di grande bellezza, ma qui, come diceva Vasari, si volta pagina. Qui, di nuovo, il moto ed il fiato. Rispetto alle composizioni anche naturalistiche, anche abbastanza veridiche dei cenacoli fiorentini, delle ultime scene fiorentine, qui le figure assumono l'aria di chi vive, di chi è partecipe a un evento straordinario, è il caso di dire, come quello in cui Gesù dice ai suoi: uno di voi mi tradirà. Lo sconcerto. Qui non ci sono 13 persone che guardano e teatralmente e un po' in maniera artefatta come negli altri cenacoli si pongono la mano al petto come a dire: sarò io. Qui è l'agitazione, i sentimenti che sconvolgono queste figure si manifestano nei loro moti. Moti che sono ora del volto, ora delle braccia, ora del corpo, di chi si alza all'improvviso, di chi si scuote e chiede spiegazione di quello che Cristo sta dicendo, di chi si volge all'alto, di chi quasi scandalizzato si ritrae, non è possibile che. In uno svolgimento ternario, tre, 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 e Cristo centrale che si ritaglia sul cielo. È come se due concetti antitetici come naturalismo e astrazione riuscissero qui a fondersi. Il luogo ripropone l'andamento della sala e costruisce un'architettura nell'architettura con una griglia prospettica rigorosa e matematica. Con la tovaglia che fa da spartiacque con il lettore,
mostrando le pieghe di quando era in un cassettone, magari, ed è stata svolta su questa tavola lunga. Si indica il pane, si indica il vino, e le figure, appunto, sono sconcertate. Siamo negli anni 90. A Firenze, per avere un cenacolo che abbia un qualche sentore di quello vinciano, da un punto di vista dei moti dell'animo, bisognerà aspettare il secondo decennio. Qui c'è la monumentalità dell'evento, c'è la consapevolezza di una situazione che va anche al di là del tempo. Purtroppo quello che noi abbiamo qui è ovviamente l'ombra dell'opera che era. Se uno volesse avere un'idea della cromia, non già dell'agitazione, ma della cromia, in questo rispetto del ritmo ternario, potrebbe venire a vedere a Firenze un cenacolo che invece da un punto di vista conservativo è quasi intatto, che è quello monumentale di Andrea del Sarto, dipinto nella seconda metà degli anni 20. L'episodio dell'ultima cena è uno di quegli episodi che consentono di dire tutt'oggi che Leonardo è davvero colui che ha dato il moto e il fiato alle figure, ha rivoluzionato l'arte, ha impresso la svolta decisiva alla lingua figurativa italiana. La pittura italiana del Quattrocento è caratterizzata da un'autentica rivoluzione espressiva e formale. Tuttavia, per lungo tempo, il ritratto rimane un genere ancora legato ai canoni tradizionali. Mentre in Nord Europa si dipingono già dal 1430 ritratti di tre quarti fortemente veritieri, gli artisti italiani si dedicano per lungo tempo agli aulici ritratti di profilo, legati agli esempi delle effigi imperiali sulle monete romane. Questo tipo di ritrattistica riflette le ambizioni aristocratiche delle nuove corti italiane e trova un fine interprete in Pisanello, che nella prima metà del secolo dipinge eleganti e delicati profili di regnanti. Anche gli artisti più innovativi del Quattrocento rimangono legati alla tradizionale impostazione celebrativa, come dimostra il Ritratto d'uomo di Masaccio o i nitidi profili dei duchi di Urbino dipinti da Piero della Francesca. Sarà Antonello da Messina a imprimere negli anni 70 una svolta decisiva con i suoi penetranti ritratti di tre quarti ispirati ai modelli fiamminghi. Pochi anni dopo, nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, mentre Pollaiolo e Ghirlandaio dipingono ancora sofisticati e lineari profili femminili, Leonardo esegue il Ritratto di Ginevra de Benci. Si tratta di un modello radicalmente nuovo che l'artista perfeziona alla corte milanese di Ludovico il Moro, con la splendida Dama con l'ermellino, l'espressivo musico e la seducente Belle Ferronnière, rivelando la sua straordinaria capacità di rendere la complessità dell'animo umano. Con l'enigmatica Gioconda, iniziata nel 1503, Leonardo ribalta il concetto stesso del ritratto. Da una definizione puntuale e oggettiva di un personaggio, il ritratto passa ad essere la rappresentazione dell'inafferrabilità e della continua mutevolezza dell'effigiato. Con queste opere, presto imitate anche da Raffaello, e le contemporanee ricerche di Giorgione, Lotto e del giovane Tiziano, nasce, nella pittura italiana, il ritratto moderno e al naturale. L'occasione è di quelle propizie per provare anche qualche emozione più forte.
perché ci troviamo nella sala, o se non proprio nella stessa sala, in un luogo vicino all'Annunciazione, che fu il medesimo in cui nel 1913 fu esposta la Gioconda a Firenze dopo il recupero del furto del 1911. Ecco, così forse si potrebbe anche soddisfare quelli che avrebbero voluto la Gioconda a Firenze per celebrare questo centenario, cosa a cui io non ambisco per niente, perché credo che le opere d'arte stiano bene nei luoghi dove sono stati conservati. Si crede di poter spostare le opere d'arte come se non fossero testi eloquenti, come se fossero figure da commentare in quanto figure, come se fossero espressioni di forma, come se fossero espressioni di cromie e non come se fossero espressioni di concetti. Nessuno si sognerebbe mai di spostare un canto della Divina Commedia se non esistesse la stampa, a rischio di perdere quel canto della Divina Commedia. Lo stesso vale per un'opera d'arte figurativa. Bisogna che la ragione sia davvero molto forte per costringere un'opera da una stanza di museo a una stanza di mostre. Il problema è che, essendo troppe le mostre, i musei sono quasi diventate cave estrattive e non più luoghi di memoria poetica. Il quadro è un testo che si esprime in figura, così come una poesia è un testo che si esprime in parola. Se si assume questo concetto come regola fondamentale della nostra educazione, credo che gli spostamenti andranno a ridursi, avendo bene in mente la sacralità di un'opera d'arte, così come la sacralità di un testo poetico del nostro passato, della nostra attualità. Per il resto, la fama della Gioconda, visto che siamo partiti ragionando di un furto, credo che risieda soprattutto, giusto appunto, in quel furto. Che il ritratto sia del tenore qualitativo che tutti gli attribuiscono dall'antico è fuori discussione. Però, a parte le preferenze personali che a me porterebbero a prediligere casomai la Dama con l'ermellino o la Belle Ferronnière per restare a Parigi, il ritratto della Gioconda non è poi un ritratto che abbia connotati in sé tali da giustificare la venerazione che gli è riservata. Guardandola viene subito da pensare alla Ginevra de Benci, che verosimilmente le mani le teneva come lei. E furono ritratti che poi fecero scuola, perché Raffaello, venendo qui a Firenze fra il 1504 e il 1508, quando dipinge i suoi ritratti, la Maddalena Doni, guarda effigi come questa. E paragonando di Raffaello e di Leonardo, qui siamo verosimilmente all'inizio del 1503, poi avrà una gestazione lunga, ma siamo nel 1503 all'inizio, bisogna pensare cos'era Firenze. In contemporanea giravano a Firenze in quegli anni Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Perugino, mi fermo per stanchezza. Questa era Firenze allora. Firenze era, in quegli anni del primo decennio del Cinquecento, davvero la nuova Atene, davvero era un'età dell'oro. Poi tutto si trasferisce a Roma. Nel 1508 Michelangelo e Raffaello se ne vanno a Roma, ma negli anni che precedono questa data si forma qui a Firenze una cultura figurativa che a me è piaciuto chiamare l'officina della maniera moderna, perché qui, da qui, nascono tutti i grandi fiumi che si diramano per l'Italia. Il ritratto resta uno dei modelli per i pittori del Cinquecento. Ho citato Raffaello, ma altri ce ne sarebbero, ma Raffaello lo fece proprio a sprombattuto, perché
lei cominciata nel 1503, il ritratto di Maddalena Doni è del 1505-6, verisimilmente. Quindi a stretto ridosso. È un ritratto che farà scuola, che però al cospetto di quelli che abbiamo potuto vedere in questa carrellata, non è che si configuri come il più eclatante. Tutto quello infatti che è stato speso sul sorriso e sull'enigma di quel sorriso, che Vasari chiama ghigno, è stato speso tutto, tanta letteratura e magari dandosi spiegazioni di vario tipo, alcune legate alle stesse fonti vasariane che discutono di convegni fatti apposta per tenerla allegra, oppure quello che viene pensato come se questo sorriso fosse concepito proprio per dare più profondità al volto, un po' come avveniva nelle sculture arcaiche dell'arcaismo. L'enigma resta, così come resta il quesito: se non fosse stata rubata la Gioconda, oggi sarebbe più famosa della Dama con l'ermellino? Direi che forse l'aspetto semmai che necessita di un'indagine maggiore, più che l'enigma del sorriso, è l'enigma del paesaggio. Si è indagato molto anche sull'aspetto veridico di questo paesaggio. Questo ponte è stato messo in relazione con un ponte che esiste nelle campagne aretine, dove peraltro si trovano anche questi calanchi, queste specie di calanchi. Non so, c'è chi l'ha messo in relazione con altri ponti della terra di Toscana. E forse potrebbe essere utile individuare, se c'è un esempio più attinente, perché potrebbe dirla lunga anche sui rapporti che ci sono fra la donna effigiata e questa terra particolare, perché credo che quello che è dietro il paesaggio o è un simbolo, e qui ha tutta l'aspetto per esserlo, o è invece una indicazione geografica, per esempio da mettere in rapporto con una terra che poteva essere di pertinenza della famiglia. Io credo che questo paesaggio, che in fondo par quasi una visione da Friedrich con ghiacci, e ha più del sublime che del toscano, sempre con queste rocce, e non è detto che le rocce siano sempre da interpretare come si è fatto per le rocce della Vergine delle Rocce. Ogni quadro ha la sua storia. Di sicuro quello che mi sentirei di dire è che l'aspetto, le sembianze di questa veduta di paese, che poi è una landa perfino desolata, nonostante la presenza presumibile di acque, come nel fiume, questa apparenza di landa perfino desolata lascia presumere ancora una volta la possibilità che di nuovo ci si trovi davanti a un paesaggio moralizzato, a un paesaggio che con queste guglie impervie, con le asperità che pone, con queste vie torte, con tutto quello che un pellegrino si troverebbe ad affrontare se volesse abitare queste terre o frequentarle, ecco, tutte queste asperità fanno pensare di nuovo a una evocazione di virtù della donna effigiata.